continua la discussione sul gossip del momento e giungono nuove segnalazioni su Perla e Mirko dopo la separazione. Ecco dove è stata vista Lavatiero. Perla e Mirko sono già pronti a rifarsi una vita o si stanno disperando, come alcune voci riportano. Facciamo chiarezza tra le segnalazioni giunte dopo la rottura tra gli ex concorrenti del GF. Perla e Mirko, come stanno ora? Segnalazioni e testimonianze. I fan di Temptation Island e del Grande Fratello hanno seguito molto da vicino per più di un anno la storia d'amore travagliata di due giovani ragazzi che hanno cercato per diversi mesi di ricostruire quello che loro stessi definivano un grande amore. Dopo 5 anni di convivenza, infatti, tra Perla e Mirko le cose si erano incrinate e dopo il Grande Fratello sembrava che avessero trovato l'equilibrio per vivere una vita serena. Ma solo pochi giorni fa è giunta una notizia inaspettata. Perla e Mirko si sono lasciati, non svelando nel dettaglio i motivi, ed hanno chiesto ai loro fan di non attaccare nessuno per questo. Le cose però sono sfuggite di mano e sui social è scoppiato un putiferio tra malori di alcune fan finite in ospedale e pioggia di critiche soprattutto verso Perla. A Deianira Marzano è giunta un'inquietante segnalazione che riferiva come Perla fosse stata molto male. Ti dico solo che Mirko è da Perla ad Angri. Perla stanotte ha avuto una crisi, è stata malissimo. Mirko non ha esitato a raggiungerla. Successivamente è intervenuta la sorella di Perla che ha tranquillizzato i fan. Ormai ci abbiamo fatto il callo e va bene così. Singolarmente loro stanno bene. Mia sorella sta bene e lui sta bene. Ma le notizie contrastanti continuano a fioccare. Qual è la verità? Perla beccata a Mykonos? Scatta l'ironia dei social? Lavatiero ha ammesso in alcune stories Instagram di non star passando un bel periodo e di essere andata in terapia per superarlo. Ora mi è stato consigliato di staccare un po', andare via, anche dai social e così farò. Nelle ore successive però sono proseguite le polemiche. Diversi utenti dei social non credono alla crisi tra Perla e Mirko e pensano che nessuno si stia disperando, ma che si tratti solo di una trovata per hype. A sostegno di ciò è giunta a Deianira Marzano una nuova segnalazione che riguarda Perla. Un utente avrebbe visto Lavatiero a Mykonos e avrebbe svelato alcuni dettagli. Come si legge dal repost dell'esperta di gossip, ciao Deia, ti confermo che avevi ragione. Perla sta talmente male che è andata a disperarsi in tutti i locali di Mykonos. Nel video è super riconoscibile. Capelli raccolti, tatuaggio sulle spalle, borsa verde e top bianco. Perla è dunque pronta ad andare avanti o sta solo cercando di superare questo difficile momento e Mirko cosa farà? Qualunque sia la verità, è giusto rispettare questo momento e sostenere sia Perla che Mirko augurando loro di ritrovare serenità.